gara che sta per cominciare. Mettetevi comodi dunque, pochi istanti e si comincia. Amici appassionati di grande calcio, un saluto da parte mia e di Lelia Dani. Scendono in campo oggi per questo impegno di club. Match che si preannuncia davvero molto interessante. Il calcio è la nostra passione, Pier. È impossibile resistere al richiamo di 22 atleti che corrono dietro un pallone. Speriamo dunque di divertirci anche oggi. Ottima lettura e nuovo possesso. Gioca la palla dietro. Grande scelta di tempo qui, recupera il pallone. Interviene l'arbitro, c'è il calcio di punizione per l'intervento di poco fa, aveva provato a vedere se ci fosse il vantaggio. C'è spazio per andare. Ecco il passaggio. 1-0, cambia tutto subito. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Martinez. La allontana. Capisce tutto e intercetta palla. L'arbitro indica il dischetto e calcio di rigore, si può allargare la distanza tra le squadre. La panchina chiedeva anche un provvedimento disciplinare, ma realizza il calcio di rigore. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Lu. Toni. Riconquista palla e fa ripartire l'azione. Transa in area, libera l'area qui, si fa rubare palla. Martinez. Posizione di offside, doveva fare più attenzione. Intervento tempestivo del difensore che intercetta il passaggio. Perdono il possesso. Deac. Azione che prosegue, si affacciano nella tre quarti avversaria. Interrompe bene l'azione qui. Sentite i tifosi, vogliono che calci da lì. Intervento riuscito. Davis. Indirizza verso il primo palo. Tentativo che svanisce sull'uscita del portiere. Deac. Riconquista nel possesso recuperando il pallone. Bale.
Bacinovic. Può colpire da lì. La parata del portiere che dice di no. Spazza via il pallone. Toni. Prova a salire. Efficace la pressione della difesa, recupero del pallone. L'arbitro ferma il gioco, assegna la punizione, posizione interessante. È un gol che nasce dall'ingenuità dei difensori. Perfetto il calcio di punizione. Ci viene in aiuto il replay per apprezzare meglio la qualità del gesto tecnico da cui è nato il gol. La punizione è calciata di collo esterno. La palla ha preso una traiettoria imparabile per il portiere. A nulla è servita la barriera. È una partita a senso unico, davvero. Lu. Lopez. Che spettacolo di giocata. Pallone in area, ma nessuno può approfittarne. Pressione qui sul portatore di palla. Punizione concessa dall'arbitro per questo intervento. Prima metà di gara che sta per esaurirsi. Il risultato che sorride alla squadra di casa. Sinceramente, Piero, la vigilia ci si aspettava, io per primo, una partita più combattuta, più equilibrata, e invece stiamo assistendo a un match a senso unico, Una squadra protagonista e l'altra costretta a guardare, è quasi impotente anche. Difficile capire dove finiscono i loro meriti e dove iniziano le colpe degli avversari. In ogni caso stanno dando una prova di grande forza, anzi una vera e propria lezione di calcio, diciamola tutta. Buono l'intervento del portiere. Finisce qui la prima frazione, squadra a riposo a Stamford Bridge. Comincia ora il secondo tempo. Lopez. Palla vagante adesso. Occhio al recupero in una zona interessante. Riconquista palla in area col movimento d'applausi. Palla recuperata, attenzione. Lu. Lascia partire il traversone.
interviene e allontana. Bacinovic. Palla che torna in possesso. Suggerimento interessante. Decisivo l'intervento del difensore. Pedro. Torna in possesso del pallone con questo intervento. Entra sull'avversario e recupera palla. Sbaglia la misura, perdono palla in una zona pericolosa. Cross che viene intercettato. Evans. Davis. La difesa spazza via il pallone. Batte lungo. Pallone gestito male. È davvero in difficoltà, non sembra in grado di rimanere in campo, forse sarebbe opportuno il cambio. Recupera palla intercettando il passaggio. Bacinovic. L'arbitro concede il vantaggio, si va avanti. Sembra che non ce la faccia. La gioca lunga per scavalcare la difesa. Bravo qui il difensore, ha sventato una potenziale azione pericolosa. Ancora un quarto d'ora per le speranze delle due squadre. C'è il fischio del direttore di gara, è offside. Questo era un buon cross, ma nessuno ci è arrivato. Si riprenderà con un fallo laterale. Taglia fuori sul pressing avversario. Pallone che viene recuperato. L'arbitro non ferma il gioco per questo intervento, c'è la norma del vantaggio. Può appoggiarla. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Siamo giunti quasi al termine del match con un risultato che non sembra in bilico, si profila un netto successo per la formazione di casa. Cos'altro aggiungere, Pier, di fronte a una prestazione del genere? Hanno dominato, letteralmente. Non hanno lasciato nulla, forse un po' le briciole alla squadra avversaria. Oggi contro di loro credo che sarebbe stato difficile per chiunque portare a casa un risultato positivo. La spazza via. Mancano 5 minuti alla fine della partita. Pedro. Toni. Allontanano il pericolo. Tenta l'imbucata qui per il compagno.
Finisce il match con la felicità dei tifosi della formazione di casa per questa bella vittoria. Hanno fatto meno fatica del previsto.